a capo di bocca. La voglio, la voglio, la voglio! E dato che quando una femmina si mette una cosa in testa, non gliela levate nemmeno, volete tagli, dice, vabbè. Dopo che pazienza, facciamo reggia a capo di bocca. Così chiamai a Carlo. All'epoca c'è Steve Carlo che aveva una mano a caro. Dice, Carlo, mi devi fare un piacere, mi devi fare una momento una reggia a capo di mondo perché quello brito è fissato con la patruanda. Dice, Carlo, che problema ci sta, non te la faccio io. Dopo 3 giorni mi chiamò, dice, mira che la reggia l'ha già fatta, mi l'ha presa, ti piace. Signori, non mi dico quando arrivai. E Carlo, ma che hai combinato? Ma quando l'hai fatta grande questa reggia? E che ci mettiamo in tutte queste stanze, come le riempiamo? Ricetti disse, non ti preoccupare, quella proprio in questi giorni mia mamma mi ha lasciato la collezione Farnese. Buone ricetti, portala, così ci facciamo da mangiare, ma che capito? E mette con mamma che ti ha portato la colazione francese, che roba è omelette, baguette, portano i purpetti, ci organizziamo e ci facciamo la magliata. No, la collezione Farnese, ah, la collezione Farnese, ma che è questa collezione Farnese, nega? È roba di quadri, pitture, sculture, la razza. Ah, la razza, ma che è la razza? La razza è un tappeto che invece di mettersi a terra si mette in faccia al muro. Credi che sia per razza, la razza che va a buttare. E vabbè, cominciamo a mettere questo, cominciamo a mettere qualche cosa. Poi se è pagato, mi sento, siete, non sono insieme, a te di mondo, che faccio? Porta. E forse, ma che piatto pagato, e mettimelo alla faccia. Noi abbiamo fatto una bella, un bel salottino, tutto quanto di ceramica, e dove si incontravano Colombrina e la regina, facevano giuscio, cufecchi, robe di femmine. Ma c'erano ancora tante stanze da riempire. E come le riempiamo? E così cominciamo a comprare opere d'arte, quadri di artisti italiani e stranieri, ma artisti importanti, artisti famosi. E abbiamo comprato Botticelli, abbiamo comprato Vasari, abbiamo comprato Tiziano, abbiamo comprato Raffaello, ma abbiamo comprato Caravaggio. Anzi, a dire la verità, forse abbiamo anche un po' esagerato. Attualmente qua dentro abbiamo circa 45.000 opere d'arte. A tale proposito, se durante la visita c'è qualcosa che vi piace, senza complimenti, venite a me e portate a me. No, veramente. C'è tipo tanti quadri, quando quadri è chiuso, quadri è bene, che ci cambia, magari a me mi torna comodo, so, una macchia sul muro, un regalo da fare. Portatevela tranquillamente, è un regalo che mi faccio io come ricordo di questa giornata, non vi preoccupate. E così abbiamo fatto questa straordinaria legge di capo di mondo che è diventata una specie di scrigno pieno di cose importanti e preziose, uno scrigno nascosto dentro ad un bosco affatato, dove se voi quando camminate tenete un poco l'orecchio appizzato, potete ancora sentire le risate dei pedali, i discorsi dei cavalieri e il rumore delle carrozze e dei cavalli. E così abbiamo fatto questa straordinaria legge di capo di mondo. Io sto qua. Sto qua perché controllo chi esce e chi trase, del resto sono non sono padrone di casa. Se questa storia vi è sembrata bella, e allora mettete qualcosa dentro al cappello. Io vi benedico con il bastone della cuccagna, voi camminate avanti e la buona short vi accompagna. Se invece non mettete la bottiglia, vi benedico con l'acqua di mano. E quando scendete state a corto di scala. Grazie. Grazie.